Tommaso, finalmente ci siamo alla partita del cuore, ci sono appena state le premiazioni di un cuore rap, tu sei stato tra la giuria, credo che questo concorso sia stata una bella soddisfazione per voi. Sì, è un onore, è sempre bello confrontarsi con dei ragazzi che stanno entrando, diciamo, nel mondo della musica e quindi giocano con le parole, col ritmo, con la metrica, è una, secondo me è un linguaggio potente che io dico sempre ancora in grado poi di unire le persone piuttosto che di separarle come tante cose fanno oggi. E quindi aver fatto per la Nazionale Cantanti, Italiana Cantanti, questo ruolo insieme al Consiglio Regionale del Piemonte è stato un grande onore. E siamo con i due vincitori di un cuore rap. Tu hai vinto il concorso per le scuole superiori, tu per le scuole medie. Com'è stato cantare qui e che cosa ti ha lasciato questo concorso? È stata una bella esperienza, questo concorso mi ha lasciato crescere musicalmente e certo cantare allo Juventus Stadium davanti a tutte queste persone è stata una bella esperienza. Molto bene Andrea, per te oltretutto una sorpresa in più perché vi hanno regalato una bellissima chitarra. Sempre utile. Beh, innanzitutto anche per me è stato emozionante partecipare a questo concorso e cantare allo Juventus Stadium. La musica mi piace, è la mia vita e se ci sono opportunità del genere le colgo subito. Quindi grazie al Consiglio regionale del Piemonte e a tutti quelli che mi hanno supportato, grazie. Un messaggio straordinario, una partita già vinta, vinta dalla comunità della solidarietà. Quella cosa più bella è l'emozione dei vincitori del concorso Un Cuore Rap. È la dimostrazione che possiamo andare in sintonia, metterci in sintonia con il linguaggio dei giovani. Entrare in sintonia con il linguaggio dei giovani significa assieme noi aiutare i giovani e farci aiutare anche dai giovani per spiegare che la solidarietà è l'ABC per vivere in una grande comunità. E comunque l'emozione è grande, è straordinaria, è stata la collaborazione di tutta l'organizzazione della Nazionale Cantanti e dello staff comunque del Consiglio regionale, veramente straordinario. Grazie Presidente, e la solidarietà si coniuga anche allo sport, un tema che a lei è carissimo, sono nati gli Stati Generali dello Sport, questa sera qui ci sono gli Stati Generali dello Sport, anche qui con un messaggio molto preciso. Stati Generali dello Sport e del Benessere, l'attività fisica combinata con l'attenzione alimentare è la prima forma di prevenzione. La finalità degli Stati Generali dello Sport è quella della prevenzione e del benessere, quindi aiutare le persone a star bene. Tutti quanti assieme dobbiamo essere consapevoli, far seguire alla consapevolezza le motivazioni per perseguire un obiettivo, star meglio con noi stessi. Dobbiamo imparare a volerci bene. Un cuore rap, la consulta giovani, cosa vuol dire questa manifestazione per voi? Beh, una bellissima manifestazione, bello abbinare il tema dello sport, dell'attività fisica con quello della solidarietà. Un'iniziativa in collaborazione con la consulta dei giovani, una delle sempre più numerose iniziative del Consiglio regionale insieme alle scuole. Quali sono i valori che voi veicolate quindi? I valori della solidarietà da una parte, ma anche della salute, dello sport e dell'attività fisica, così come stanno facendo gli Stati Generali dello Sport.